Margherita Grassini nasce a Venezia l'8 aprile 1880, figlia di Amedeo Grassini e di Emma Levi. La famiglia appartiene all'aristocrazia ebraica di Venezia e il suo orientamento politico è chiaramente conservatore. Per tutta la vita Margherita conserverà un ricordo dell'identità ebraica più culturale che altro, tenendosi accuratamente distante dal significato religioso dell'ebraismo. A 19 anni sposa l'avvocato Cesare Sarfatti, socialista, sionista, amico di Mussolini, e nel 1902 la coppia si trasferisce a Milano. Alla fine del 1912 Margherita Grassini, ormai Margherita Sarfatti, conosce Benito Mussolini, appunto grazie alla amicizia col marito, e collabora alla rivista teorica che Mussolini fonda nel 1913, Utopia, nella quale viene delineata la posizione del socialismo rivoluzionario. Come critica d'arte, Margherita scrive anche sull'Avanti e dalla sua impostazione estetica nascerà nel 1923 il Movimento Novecento, da una costola del futurismo, anzi, per la precisione, da una costola di nuove tendenze. Nel 26, alla Permanente di Milano, vengono esposti 110 opere di 110 pittori contemporanei, tra i quali De Chirico, De Pisis, Maccari, che rappresentano la posizione estetica del nuovo movimento Novecento. Qual è questa posizione? Dopo il disordine dionisiaco delle avanguardie, il ritorno all'ordine. Dopo il trionfo dell'informe o del bizzarro, il ritorno alla forma e all'ordine. Nel 1915 Margherita si schiera con Mussolini a favore dell'interventismo. Certamente interventismo democratico, ma pur sempre interventismo. E collabora fin dal 1918 a Il Popolo d'Italia, ancora una volta come critica d'arte. Al 22 al 33 sarà direttrice di gerarchia, condirettrice di gerarchia. Nel 1925 pubblica in lingua inglese The Life of Benito Mussolini. L'opera apparirà in edizione italiana nel 1926 per i tipi di Arnoldo Mondadori e sarà tradotta in 18 lingue, un'opera di notevole successo dunque. All'interno del regime fascista, Margherita Sarfatti è la massima esponente della critica d'arte. Nel 1935 si schiera contro la guerra in Etiopia. La svolta antiebraica del 37-38, conseguente all'avvicinamento dell'Italia fascista alla Germania nazionalsocialista, provocano in Margherita Sarfatti una crisi di cui è traccia molto rilevante il volume L'America, la ricerca della felicità, un volume del 1937 pubblicato ancora una volta da Mondadori e che viene ritirato di lì a poco dalla circolazione. Con la promulgazione delle leggi razziali, Margherita Sarfatti deve espatriare e si rifugia nell'America del Sud. Rientrerà in Italia soltanto nel 1947. Nel 1955 pubblica la propria autobiografia, Acqua passata. È stato rilevato che l'equazione personale di Margherita Sarfatti è sostanzialmente estetica. Certo, fin dai 14 anni Margherita Sarfatti si è orientata verso il socialismo, ma la sua sensibilità è evidentemente molto diversa da quella di una socialista milanese come Anna Kulishoff. In realtà, che Margherita Sarfatti scriva sull'Avanti o scriva sul Popolo d'Italia, la prospettiva estetica è dominante. La trasformazione politica sarà prima di tutto una trasformazione estetica. Forse un eco della platonica Callipolis, la città, lo stato bello e quindi buono. Tuttavia, dal punto di vista documentario, si nota soprattutto la duplice influenza del pensiero di John Ruskin e di Thomas Carlyle. Inoltre,
le teorie della storia come decadenza, Novalis, ma anche Arthur de Gobineau, sul quale Margherita Sarfatti scrive un saggio nel 1923 per la Nuova Antologia, breve ma molto significativo. Da Ruskin Margherita Sarfatti trae il significato etico della bellezza, intesa platonicamente, il Platone del Filebo, come ordine, forma, simmetria. Da Carlyle il ruolo centrale del grande individuo, della grande personalità individuale come catalizzatrice di forze politiche e sociali. Da Novalis e da De Gobineau trae l'immagine della storia come decadenza, come si è detto, si inquadrano quindi agevolmente in questo quadro di riferimento le letture di Nietzsche, le letture di Pareto, le letture di Le Bon e nella prospettiva di una nuova aristocrazia che nasca dal basso anche l'opera di Sorel. Non a caso, quando Margherita Sarfatti cercherà di chiarire le radici ideologica del fascismo, farà riferimento a questo complesso di autori. Secondo Margherita Sarfatti, però, contrariamente a quanto indicato da Novalis e da De Gobineau, la decadenza non è un processo ineluttabile, soprattutto non è un processo irreversibile, è possibile un contromovimento. Contromovimento che parte da una interpretazione della decadenza come perdita della forma. Il bello, cioè, va perduto progressivamente nella storia. Il bello però come forza ordinatrice, quindi non soltanto estetica, come potremmo dire noi, ma primariamente politica. Ora, il romanticismo è stato, come dire, la coscienza infelice di questo processo. E l'arte d'avanguardia, il futurismo, è stato la sana rottura di forme che avevano perduto il loro contenuto vitale. Quindi, Margherita Sarfatti non fa riferimento a un formalismo, un culto della forma fine a se stesso. Quella forma deve essere una forma vivente. Ora, a partire da nuove tendenze, abbiamo detto che Margherita Sarfatti promuove il movimento Novecento. E il movimento Novecento potrebbe essere sintetizzato in questi termini. Al lussureggiare policromo delle forme geometriche di un Kandinsky si oppone la severità delle piazze d'Italia di un De Chirico. Già nel 1919 Margherita Sarfatti scrive: «L'arte è unità, coordinazione e gerarchia, sacrificio dell'inferiore al superiore, rinuncia di quanto è meno importante a quanto lo è maggiormente. Questa è la grande disciplina dell'arte mediterranea, della essenza della sua tradizione classica, dalle Sfingi di Egitto ai quadri di Paul Cézanne, alle cose di Medardo Rosso». Quindi, se in Germania si era passati dalla esperienza espressionistica alla Neue Sachlichkeit, cioè la nuova oggettività, in Italia si passa dal futurismo a Novecento, il ritorno all'ordine. Il problema estetico del rapporto forma-informe è un problema eminentemente politico. Anche nella nuova Russia sovietica, del resto, il passaggio dalla avanguardia al realismo socialista è stato vissuto in maniera particolarmente tragica, basta pensare alla vicenda di Vladimir Mayakovsky. E come Ben, che aderisce al Partito Nazionalsocialista, sarà ridotto al silenzio dall'arte di partito del nazionalsocialismo, come Mayakovsky, che è bolscevico dall'età di 14 anni, dall'età dell'adolescenza, sarà emarginato dalla critica del partito comunista, così Margherita Sarfatti, fascista antemarcia, sarà progressivamente emarginata nel contesto del fascismo istituzionalizzato. La controdecadenza politica inghiotte come un Leviathan la controdecadenza estetica. Chi è il soggetto della controdecadenza per Margherita Sarfatti? È il grande individuo nietzschiano, o almeno l'eroe carlyliano, l'archetipo della guida delle masse. E quindi non stupisce che pubblichi il volume Dux, scritto tra il 22 e il 25, quindi scritto a caldo. Esso rispecchia in pieno la miturgia del primo fascismo. Non si tratta di una biografia vera e propria,
ma si tratta della costruzione di un archetipo, un archetipo del capo del popolo che deve essere organicamente legato a una tradizione, a un tessuto culturale, in senso antropologico, che è dato per permanente nel tempo. Un ritratto di Mussolini che non è e non vuole essere realistico, esattamente come i ritratti futuristici di Mussolini sono programmaticamente irrealistici. Non si tratta cioè dell'individuo Mussolini, si tratta dell'archetipo. Margherita Sarfatti scrive in Dux: romano nell'anima e nel volto, Benito Mussolini è una risurrezione del puro stile italico che torna ad affiorare oltre i secoli. Bene. Dunque, di Mussolini non conta affatto la sua individualità, conta il fatto che egli entri nel calco del Dux, che sia una resurrezione di qualche cosa che è già stato, in cui fondamentale è l'impersonale comunione del capo con le masse. Quindi, grande individuo, per modo di dire, in realtà è incarnazione di qualche cosa che non è individuale. Però nel 1938, l'archetipo si colora di un equivoco colorito razzistico, biologico. L'uomo che lo incarna diventa ondivago, opportunista, pieghevole fin nell'intimo a una miserabile realpolitik cui niente lo obbliga realmente. Un politicante come tanti altri, uno che perde la propria forma interiore per diventare opportunista, pieghevole alle circostanze. E non basta. L'uomo che pugnala nella schiena camerati antemarcia, sciarpe Vittorio ed ex combattenti nella Grande Guerra. Nella Grande Guerra Margherita Sarfatti aveva perduto un figlio, Roberto. Il camerate d'un tempo è diventato il nemico di oggi, per mero omaggio alle masse fanatizzate. Quando nel 1937 Margherita Sarfatti pubblica L'America, la ricerca della felicità, per l'editore Mondadori, e il volume è ritirato subito dalla circolazione, e la delinea un altrove in cui cercare quello che l'Italia fascista non rappresenta più. L'America del New Deal, il cui Dux è il presidente Franklin Roosevelt. Bene. Roosevelt trionfa su se stesso prima di tutto, sulla propria malattia, diventando così un esempio per le masse, un esempio virtuoso per le masse. Ben più eroico dell'uomo che annaspa nel suo tentativo di correre dietro alle folle, Roosevelt individua nella cultura lo strumento politico per eccellenza, capace di essere netto nelle decisioni, di gestire il potere. La creazione dei G-Men nella lotta contro la mafia è un esempio fatto da Margherita Sarfatti. Un Dux autentico, non un anti-Mussolini, uno cioè che riesce a entrare nel calco dell'archetipo, mentre Mussolini non ci riesce, o perlomeno non riesce ad entrarci. Un uomo che sta realizzando il bello e il buono, unione che il fascismo non è riuscito a realizzare. Sotto una simile guida, scrive Margherita Sarfatti, la civiltà americana è destinata a sostituire nella vicenda della civiltà bianca il declino del fascismo e dell'intero Occidente. Questo riferimento alla civiltà bianca è inequivocabilmente preso da De Gobineau, perché è il problema sollevato da De Gobineau nel saggio sulla ineguaglianza delle razze. Una nuova Roma, dunque, che vede la luce, capace di assorbire e armonizzare sotto la sua legge le più diverse culture. Ancora una volta, questo non è Roosevelt, non è il Roosevelt reale, è l'incarnazione dell'archetipo immaginato da Margherita Sarfatti dopo la Prima Guerra Mondiale. Così come gli Stati Uniti non sono gli Stati Uniti reali, ma l'incarnazione dell'archetipo di Roma. È molto significativo che nell'autobiografia del 55, Acqua Passata, il nome di Mussolini compare una sola volta, in un contesto assai poco significativo, ma in un articolo pubblicato nel giornale Critica di Buenos Aires, il 3 luglio del 45, Margherita Sarfatti scrive che Mussolini fu sconfitto per avere tradito la sua stessa bandiera e trasformato il fascismo nella deformazione grottesca e, peggio ancora, nell'antitesi tragica di se stesso. Quello che dal 1938 cioè è il nazifascismo è informe rispetto all'immagine della romanità rivendicata dal fascismo delle origini e come ogni realtà informe è grottesco ed è una caricatura di quello che era e di quello che poteva diventare. Come si vede,
tutti questi termini sono tratti dalle arti figurative, dalla dimensione estetica. Il nazifascismo è brutto, grottesco. Sono giudizi non politici, in prima battuta, ma estetici. L'amalgama possibile dei popoli, sotto la legge e l'ordine bello e buono, è stata trasformata dal nazifascismo in un ordinamento tribale, castale, fondato sulla prevaricazione delle folle maneggiate da demagoghi. Questo nella rappresentazione estetica. Nella realtà, il nazifascismo ha rappresentato una realpolitik rivelatasi poi perdente, che ha travolto e calpestato una costruzione estetica, mostrandone l'intima fragilità e sgretolando così le illusioni di Margherita Sarfatti.